Ciao, bentornato ad un video dell'Associazione Culturale Maggioline. In questo video parliamo ancora di Skype. Nel video precedente ci siamo preoccupati di registrarci a Skype, di installare Skype sul nostro computer e di riuscire ad avere un contatto nella nostra rubrica dei contatti. E eravamo arrivati ad avere Gatto Prezioso, che era un contatto di esempio che ci eravamo creati. E ci eravamo anche telefonati, per quello facciamo un riepilogo. Quindi adesso proviamo a telefonare a questo nostro amico Gatto Prezioso. Innanzitutto io potrei avere una lista di contatti molto lunga, non è il mio caso, in questo momento ne ho uno solo, compreso Echo Sound Test Service, che è un contatto di prova. Devo selezionare, cliccandoci sopra, il contatto che voglio, a cui voglio telefonare, in questo caso a Gatto Prezioso. Clicco. In questa area centrale dello schermo mi si presentano le caratteristiche, mi si presentano i dati relativi a questo contatto e ora ho la possibilità di fare due cose: di chiamarlo, quindi telefonata solo audio, oppure videochiamarlo, in questo caso telefonata anche con video. Lo videochiamo, il mio computer comincia a fare il numero, la telecamera mi inquadra, quindi io sto vedendo l'immagine che darò di me al contatto una volta che risponderà, e adesso rispondiamo. Ecco, dall'altra parte, aspetta che regolo i microfoni. Ecco, dall'altra parte Gatto Prezioso ha risposto. Eccolo qua il nostro amico che ci aiuta in questo filmato. Quindi adesso siamo in videochiamata. Nella parte piccola io vedo me stesso, nella parte grande vedo l'interlocutore dall'altra parte che mi parlerà. Quindi ci sentiamo e ci vediamo. Un'altra cosa che si può fare durante una videochiamata è quello di scriversi dei messaggi. Mettiamo il caso che l'audio della telefonata non sia molto buono, non si veda bene. Io ho la possibilità, quando muovo il mouse, quando muovo la freccia del mio mouse, mi appare questa barra di comando. Ho la possibilità qui, dove c'è questa vignetta, diciamo questo fumettino per parlare, ci clicco e ho la possibilità di scrivere qualcosa, tipo: ciao, non ti sento bene, non ti sento bene, e premo invio. Dall'altra parte arriverà un messaggio appunto con scritto: ciao, non ti sento bene. Adesso mi faccio rispondere dal gatto. Allora scrivo io perché lui ancora non vuole far vedere che sa scrivere. Allora io invece ecco, e io dalla nostra parte ricevo il messaggio: io invece sì. Quindi ci possiamo mandare dei messaggi, ci possiamo mandare dei messaggi e anche delle faccine, praticamente, e allora gli mando un sorriso. Eccolo qua. Premo invio e lui riceve il mio sorriso animato. Quindi, oltre alla telefonata classica, c'è la possibilità di passare anche al messaggio. A volte mi capita quando la linea è disturbata che ci vediamo, ma alla fine preferiamo scriverci. Spengo la zona della chat. Bene. Quando siamo stufi di telefonarci, quando ci siamo detti tutti, il primo dei due che prema questo come si dice, che preme questo telefono rosso, termina la chiamata. Fatto. Ora non siamo più in chiamata. Torno in contatti là in alto a sinistra, eccomi qua. Allora, contatti recenti, vogliamo i contatti normali. Bene. Allora, vediamo tutti i contatti, sì. Ecco che è tornato normale, quindi noi siamo in contatti. Abbiamo detto che per telefonare a Gatto Prezioso lo devo selezionare dall'elenco, quindi devo cliccare sul nome del mio contatto. Però, perché la telefonata abbia buon fine, lui deve essere collegato a internet e essere collegato con Skype. Se fosse
In questo modo, adesso Gatto Prezioso ha disattivato il suo collegamento, eccolo qua. Se io ho il mio contatto che è bordato di verde ma bianco all'interno, il computer mi sta avvisando che in questo momento l'interlocutore dall'altra parte non ha il computer acceso o comunque non ha Skype aperto, quindi non è contattabile. In questo modo, in questo momento è inutile che io telefoni perché lui non riceverà la telefonata, non è in grado di rispondere, non è al computer. Quindi, se io avessi fretta di dirgli qualcosa, seleziono il mio gatto prezioso e comunque gli lascio un messaggio. Gli dico ciao, questa sera non potremo fare la nostra solita telefonata perché non sono in casa. Premo invio e il messaggio va. Cosa succede a questo punto? Succede che Gatto Prezioso, quando aprirà il suo computer, quando aprirà il suo Skype, vedrà questo mio messaggio che gli ho lasciato e quindi saprà che questa sera non ci telefoniamo per il fatto che per il fatto che gli ho detto che non sono in casa e quindi gli ho lasciato un messaggio. Vediamo cosa succede quando noi riceviamo un messaggio. Allora, mi organizzo sul computer di Gatto Prezioso e gli lascio un messaggio. Quando un nostro interlocutore, un nostro amico, un nostro contatto ci scrive qualcosa, si illumina qualcosa di arancione. L'hai visto in questa zona qui a destra che è arrivato un messaggio, lo vediamo qua in alto che c'è qualcosa di arancione e lo vediamo anche vicino al contatto Gatto Prezioso, il pallino arancione. Quindi devo andare a cliccare, devo seguire la traccia arancione, se vogliamo dire così. Quindi clicco su Gatto Prezioso e vedo qui sempre in arancione che l'ultimo messaggio è ok, va bene. D'accordo, quindi ha visto il nostro messaggio e ha risposto dicendoci che non è in linea. Bene, che ha capito che va bene, insomma. Ok. Cos'altro potremmo fare noi col nostro Skype? Possiamo gestire la nostra situazione telefonica, diciamo. Abbiamo detto prima che per telefonarci questo simbolo qua deve essere in verde perché sia possibile ricevere e che sia possibile effettuare la chiamata. A volte potrebbe anche non essere in verde. Vediamo un altro esempio. Eccolo qua, Gatto Prezioso adesso ha questo simbolo rosso qua di divieto, è occupato, infatti lo vediamo qua in alto, quindi è di nuovo impossibile inoltrargli la telefonata. Altre possibilità, vediamo in che altre situazioni potrebbe essere assente, ecco questo qui giallo è assente, oppure chiaramente in linea verde normale. Come fa a gestire queste situazioni, Gatto Prezioso? Fa in questo modo. Innanzitutto, se lui non è a computer, diventa automaticamente assente, quindi non si deve preoccupare di questo. Se lui spegne il computer, va fuori linea. Adesso dovrebbe vedere perché l'ho impostato, eccolo qua. E quindi non è raggiungibile. Ma gli altri, occupato, assente, via dicendo, li regola da qui. Qui in alto, dove noi vediamo il nostro nome, io qui ho associazione Maggiolina, tu se ti sei registrato col tuo nome avrai il tuo nome, abbiamo il simbolo col nostro stato attuale, cioè noi siamo raggiungibili, siamo online in questo momento, premo questa freccina e ho tutti i vari stati disponibili. Posso dirgli sono occupato. Qui il computer mi avvisa che impostando lo stato su occupato non riceverò chiamate, d'accordo. E adesso, qua in alto è rimasto inoccupato, tutti i miei interlocutori, tutti i miei amici, tutti quelli che hanno l'associazione Maggiolina tra i loro contatti, vedranno che sono occupato e quindi non gli sarà possibile effettuare una chiamata. Bene.
Vediamo altri stati, in linea è quello classico quando si è collegati, assente, diciamo per quando mi assento, invisibile e non in linea. Quali sono le differenze tra i due? Tutti e due hanno lo stesso simbolo. Allora, non in linea significa che sono scollegato, come quando ho il computer spento. Sono scollegato, completamente scollegato. Invisibile, invece, significa che io rimango collegato col mio Skype aperto, ma gli altri non mi vedono, quindi io sono nascosto, posso vedere chi c'è collegato, infatti il gatto prezioso si è messo in collegamento in questo momento, ma gli altri mi vedono come se io fossi fuori, come se io avessi il computer spento, quindi come se fossi non in linea. In questo modo serve quando magari vuoi lavorare al computer senza essere disturbato, però nel frattempo stai aspettando una persona che vorresti contattare, tu lavori tranquillamente in stato di invisibile, nel momento in cui questa persona entra in Skype, quindi accende il suo computer, tu torni in linea e poi la puoi contattare, gli puoi telefonare. Bene. In recenti, allora, queste sono due schede, abbiamo detto contatti, dove ci sono tutte le persone che io posso contattare, tutti i miei numeri di telefono, diciamo, tra virgolette. Mentre invece in recenti ci sono tutte le attività che sono state fatte con Skype. In questo caso oggi ho solo Gatto Prezioso e qui vedo i vari messaggi che gli ho mandato. Questa scheda qua può scorrere. Mi capita spesso durante i corsi che molte persone mi chiedono: ma non si può cancellare questa lista di chiamate fatte? Diciamo che si archiviano da sole, man mano che passa il tempo loro spariranno, ma non ha importanza. Comunque in Skype entro solo io, perché solo io ho la password di entrata nel mio Skype e quindi solo io ho la possibilità di vedere questa cronologia, per cui non devo nascondere nulla, semplicemente nessuno può entrare a meno che io non dia a lui la password. Per questo video è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!